Ciao a tutti e bentornati su Pro Kitchen. Io sono Luca Di Martino, il vostro chef. Oggi, come avete potuto vedere dall'intro, sono andato in un discount e ho comprato un pezzo di carne molto economico. Questo perché il mio obiettivo è quello di capire se prendendo il grasso della carne più costosa del mondo, quindi il Wagyu, e mettendolo insieme a un pezzo di carne molto cheap, molto economico, si può avere un risultato di gusto valido. Io non so cosa succederà, l'unica cosa che posso dirvi è sigla e andiamo! Per prima cosa iniziamo a prendere la nostra carne del discount, che potete vedere è veramente il packaging anche molto molto cheap, e se guardate il prezzo costa 7,13 euro, quasi 700 grammi di carne. Siamo a 9 euro e qualcosa al chilo, quasi 10 euro al chilo, che è un po' pochino. Però pur essendo poco, la qualità non mi sembra poi così malaccio. Andiamo a pulirle. Qua c'è tanta fibra, eh. Bene ragazzi, questo è il nostro risultato finale. Devo essere onesto che anche comunque la consistenza che ha la carne non mi sembra male. Questa venatura qui potrebbe essere un po' una rottura di balle che magari ce la rende un po' gommosetta. Però non demordiamo. A questo punto voglio provare a dividerla a metà. Una parte trattarla con il grasso del Wagyu e un'altra parte la teniamo al naturale e vediamo se effettivamente funziona. Quindi, bel taglio. Vedete già comunque l'interno come cambia il colore, eh? Pazzesco. Fuori sembra wow, la carne della vita, guardate che colori. E in mezzo c'è proprio, vedete il disegno? E qua c'è tipo una linea verdastra. Questo è il vero colore della carne, perché quando ossida finisce di ossidare e schiarisce. Se voi ci fate caso, la carne che c'è dal macellaio fa bene o male lo stesso effetto, però l'interno è troppo diverso rispetto all'esterno. Cioè, guardate, vi faccio vedere così. Però, alla fine, per 10 euro cosa volevi? Questo è quello che noi useremo per insaporire la nostra carne. Questo è il grasso della carne più costosa del mondo. Andiamo a scioglierlo, non sprechiamo neanche una proteina, e partiamo con il video. Bene, ragazzi, questo è il nostro risultato finale. Ora quello che dobbiamo fare è prendere una ciotola con un po' di acqua e ghiaccio, mettergli un'altra ciotolina dentro e andiamo a versare tutti i grassi. Cioè, guardate che bel colorino. Ora quello che dobbiamo fare è mischiare. Facendo così si raffredda prima e diventerà una bella crema. Ecco qua. Vedete che sta già iniziando a diventare una cremina? Togliamo il ghiaccio. Questo è il nostro grasso di Wagyu. Adesso utilizziamo questa. Questa è una siringa per carni, quindi si svita da qui, semplicissimo, si tira e si divide. Come potete vedere, qui c'è una guarnizione. Questo evita che qualsiasi cosa voi mettiate all'interno salti fuori. Quindi montiamo l'ago più piccolo che c'è nella confezione, poi se volete vi lascio il link in descrizione di questo attrezzo. Con un cucchiaio noi andiamo, tipo cono gelato, a mettere il grasso dentro. Vedete che è bella piena? Ora andiamo ad adagiare, è entrato molto in fretta. Avvitiamo. Come potete vedere, la peculiarità di questo ago è quella di avere qui il foro e un altro qua. Quindi cosa succede? Che tu entri e lui farà uscire una parte dal buchino piccolo e dall'altra sempre di un buchino piccolo, però un po' più arretrato. Quindi questo faciliterà il nostro lavoro. Ora, teglia, grigliettina. Prendiamo il pezzo più grande, siringa, vediamo se è carica. Ok, direi di sì. Iniziamo. Noi siringhiamo e andiamo verso l'alto. Non vorrei esagerare con i buchi, perché poi più buchiamo la carne, più liquidi perde. Io direi che ci fermiamo. Ok, il resto lo metteremo nella busta. Adesso con un cucchiaio lo spalmiamo, lo mettiamo nel nostro sacchetto sottovuoto. Andiamo a prendere quello che rimane nella ciotola e lo lasciamo dentro. Vado a sottovuotare. Perfetto.
Bene ragazzi, questo è quello che succede dopo averlo sottovuotato. Vi ricordo che l'abbiamo sporacchiato e gli abbiamo messo gli eccessi di grasso qua dentro. Ora, griglietta, prendiamo la parte di carne mancante e la andiamo a condire. Usiamo sale, abbondante sale, ricordatevi che in cottura la carne perde il 30% della salatura che gli date. E adesso il pepe. Ok, scusate. Ho bisogno di un attimo di attenzione. Per favore, attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi al canale, perché più del 70% di voi che guardate i video non siete iscritti al canale. Non va bene. Tastino, è gratis, mi date una mano e soprattutto venite a buttare un occhio sul mio Instagram. Iscrivetevi lì, seguitemi lì, perché lì vedete cose che qui non ci sono. Shh. Cerchiamo di dare una speranza anche a questo pezzettino. Così è come si presenta la carne dopo essere stata condita. Adesso sottovuotiamo anche questa. Bene amici, questi sono i nostri due pezzi di carne. Adesso andiamoli a cuocere a 50 gradi per 2 ore. Perfetto, runner già impostato. 1 e 2. Ci vediamo tra 2 ore. Bene amici, le 2 ore sono passate. Ecco, questo qua è quello con il wagyu. E questo solo olio e sale. Benissimo. Bene ragazzi, la cottura del filetto è ultimata, andiamo ad aprire. È veramente molto morbido al tatto. Andiamo a togliere tutti i liquidi in eccesso ed eccolo qui. Ora andiamo a aprire quello condito solo olio e sale. Ovviamente ci sono molti meno liquidi nel sacchetto perché il grasso faceva la sua parte. Ed ecco qua. Guardate già anche la differenza di colore che hanno. Però c'è un gran profumo, sia per uno che per l'altro. Sono molto 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 curioso. So che così non sono per niente invitanti, ma adesso vi faccio vedere la cottura. Per la cottura oggi ho scelto la brace. Andiamo a mettere il primo. Questo è quello condito normale, mentre questo è quello speciale. Andiamo a togliere. E lasciamo riposare qua. Ecco qua, tutt'altra faccia, no? Rispetto a prima, cosa dite? Adesso le facciamo riposare così lasciano i liquidi in eccesso e poi andiamo all'assaggio. Andiamo con il taglio. Molto succoso. Mi piace. E adesso l'altro. Ok, ragazzi, così come si presentano, andiamo all'assaggio. Carnina, ma che bello! Ragazzi, eccoci qua, siamo tornati ad assaggiare le cose. Spettacolo, adesso profumino. Dimmi cosa vedi, cosa ti sembra, se noti delle differenze. Ma la carne mi sembra la stessa. Bravo, molto bravo. Ce n'è una un po' più cotta, sembra fuori, però non... Vai. Assaggio? Prima questa, grazie. Quella lì? Vai. Bene. Poi mentre mangiamo ti racconto. Ho visto un po' di sanguino. Sì. Non vorrei sembrare un killer dopo. E quindi. Vai. Ciappo questa qui, eh? Quella che vuoi. Vabbè, ne ho prese 2. Meglio così. Figo sto tagliere. Vero? Molto. Lo fa un tizio. Mi lascio tutto sotto. Vai. Molto bello. Questo è morbido, no? Al taglio morbidissimo. Buono, sa molto di sangue. Buono, buono. La cottura ti piace? Mi piace, sì. Ok. Sincero, spara a zero proprio. Mi piace. Sono contento. È molto molto profumata. Sì. Non so se arriva da lì. Guarda questa che ce l'ho sotto il naso, però vai, assaggia. Vado su questa. Vai. Che fai, tu non la prendi? Faccio la caglia io? No, c'è ragione. Ero concentrato nel guardarti, mi sono dimenticato che sono gente anch'io. Gente che paga il biglietto per guardare me che mangio. Qual è migliore delle due come gusto? La prima? Ti spiego, no, come gusto? Vai, sono... Io preferisco la prima. Ok.
Questa è più tenace, che per me mi taglia le gambe, perché preferisco molto più tenera la carne. E ha un sapore un po' più forte. Mi ricorda il diaframma. Il diaframma, ok. Mi ricorda molto il diaframma. Va bene. Fammi una cortesia. Prova a prendere magari la fettina più piccola in punta, per quanto riguarda la tenacia. Perché sono curioso di... Perché adesso poi ti spiego tutto. Va bene. Tu dici, se c'è da mangiare... Io vado avanti. Io provo anche quella lì, non c'è problema. Vediamo. Ancora più dura, forse. Sì. Va bene. Ti svelo il segreto. Sentire. È lo stesso pezzo di carne. Mm-hmm. È un pezzo di carne comprato a discount. Costava 9 euro al chilo. Questo erano 700 grammi di carne e l'ho pagato 9 euro, 7 euro qualcosa. Mm-hmm. Niente. Questo è al naturale. Olio, sale, cotto a bassa temperatura, 50 gradi, 2 ore. Questo è lo stesso identico pezzo. Forse è la parte anteriore. Se tu li metti così, questa era la parte finale e si andava a ingrandire. Ok? Non sono carni adatte a questo tipo di cottura e questo tipo di taglio, perché nasce come arrosto. Quindi la parte difficile era quella, ok? Far diventare una tipologia di carne di basso costo, non idonea a questo tipo di cottura, in qualcosa di speciale. La peculiarità di questa è che, come abbiamo già fatto, qui c'è l'innesto di grasso di Wagyu e il grasso che mi è avanzato l'ho messo all'interno del sacchetto sottovuoto, cotto a bassa temperatura, e poi le ho fatte tutte e due alla brace invece che in padella. Questo è. Io ti dico, è vero quello che dici tu, che è tenace, un po' fibrosa, un po' così. Un taglio che non va bene così. No, per niente. Però a livello di gusto, a me questa... Allora, non ti dico che da zero tu mi avessi portato questa roba qua, non avrei mai indovinato che era Wagyu, il grasso. Però era per capire se un pezzo di carne da poco, con il grasso della carne più costosa del mondo, può prendere un sapore, una cosa diversa. Però qui è proprio una linea sottile, è una questione di gusti, perché paradossalmente a lui è piaciuta più questa, e a me, come profumo, come rotondità nel palato, questa qui. Ma la consistenza della carne è pessima. La consistenza non ci sta. La consistenza è pessima, proprio pessima, pessima. Però, d'altro canto, 7 euro. Eh beh, certo, ma è ovvio che... Da qualche parte vai a perdere. Però, ti dico, se avessimo fatto la grigliata con gli amici, al mare, a basso costo, eccetera, questo avresti potuto servirlo tranquillamente. Sì. Magari per fare la grigliata, affettarlo prima. Capito? Fai a fettine un po' più piccole prima. Tipo tagliata, magari prima, non lo so. Però sì. Cazzo, sono curioso di questa roba qua. Io riassaggio nuovamente questo, perché... Quello cos'è? Questo qui? Sì. A me è proprio il sapore che c'è dentro. È presente quando mangi, non so, le entragne nei ristoranti... Ma perché è molto... Pignoli. Cioè, guarda anche quanto sangue. La quantità di sangue chiaramente incide sul sapore. Sì. E più magari mischiato con il grasso. E pensa che grasso. Lo stesso pezzo di carne hanno fatto la stessa identica cottura. Io invece a mangiarla avrei detto che quello... Era più particolare. Sì. Però, guarda, per 7 euro... È molto tenera così. Molto, molto tenera. È un'altra consistenza. La parte finale è molto, molto meglio. Sì. Cioè, no, non sembra questo pezzo di carne. Mi ricorda un mangiarlo. Sì, ma anche a mangiarlo così non sembra un pezzo di carne. No, è vero. Avendolo cotto a basso. Sembra un roast beef tagliato un po' spesso. Sì. Questo è il coso che mi viene in mente. Sai cosa voglio provare a fare? Li taglio con la fettatrice. A farli sottili. Sì, vediamo come vengono. Ragazzi, sono di parola. Quindi, quello che ho fatto adesso, per vederci chiaro, è se tagliate come andrebbero tagliate, quindi sotto forma di arrosto, sotto forma di roast beef, eccetera, la cosa ha comunque un senso. Di conseguenza, scegli quella che vuoi e ti dirò poi qual è. Le invertite. No? No? No, questa è la prima. Ok. Cioè, questa allora era quella più ciccione. Vai. Dai, provo quella prima qui. Vai. Quella che era più tenace. Quella che era più tenace. E così cambia completamente. Così ha un senso.
così cambia completamente, perché senti proprio la parte brustolita fuori. Si sente un po' di più il sapore di... È più pieno il sapore. Pazzesco, eh? Togliendo anche tutto quel sangue forse che era in eccesso. È incredibile sta cosa, vai. Buona. Guarda. Buona e... Ecco. Adesso qui prevale la parte esterna sulla parte interna, che invece si è persa. Sa di sangue e basta, sa proprio di niente. Secondo me il discorso fila, cioè, è valorizzato molto di più adesso che è così. Bella sta roba, eh. Cioè, pensate che strano. Cambiando il taglio cambia totalmente il... È assurdo, eh. Io non mai avrei pensato a così. Così la mangio molto volentieri. Prima l'avrei lasciata lì. Che storia. Cioè, ci avrei fatto le polpette. Sì, no, per l'amor del cielo. Che cazzo fai le polpette con grasso di wagyu? Sì, sono buone. Finché lo mette lui. No, buono, vado avanti a mangiarlo. Adesso si sente molto di più. Ragazzi, il video di oggi termina qui. Vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto. Come al solito, se il video non vi è piaciuto, mastica e al prossimo video. Ciao. Ciao. Comunque davvero, una roba assurda. Assurda. Sì. Sì, qui poi sei andato a compensare la parte che era un po' tenace e morbida. Incredibile. Così. Meno male che l'ho tagliata.